quasi elegantemente anni 50, sempre così sincera. Viva la mamma, viva le donne con i piedi per terra, le sorridenti miss del dopoguerra, pettinate come lei. Ciao ciao a tutti e ben ritrovati nel nostro night show Viva la Mamma. Io sono Monica e come alla regia c'è il nostro ritardatario Emanuele. Oggi venerdì 17 febbraio 2023, sono le 21, credo ormai quasi un quarto. Questa sera siamo in straritardissimo e questa sera Viva la Mamma si veste della rubrica Counseling for You con la nostra Mara Castardo, che è al telefono qui con noi. Ciao Mara! Ciao Monica, buonasera! Come stai? Ma bene! Tutto bene? Giornata e settimana molto intensa. Sì, sì. Ma siamo arrivati a venerdì. Sì, sì, infatti stavo dicendo che siamo cotte entrambi, quindi vi chiediamo perdono se stasera magari straparliamo, così perché siamo... Esatto, fuori. Esatto, siamo un po' cottine questa sera. Sarà, che ne so, magari anche l'aria di primavera che c'è un po' in giro, che ci sta un po' così. Quest'aria di primavera già a metà febbraio. Via. Esatto, sì, sì, hai ragione. Un mese prima, però vabbè, sempre prima. E quindi, cara Mara, questa sera, qual è l'argomento di questa serata? Allora, questa sera, come sempre, ci faremo accompagnare da un libro. Sì. Okay? Ed è un libro che mi è piaciuto molto, letto qualche mese fa, ho voluto portare questa sera. Sì. Ed è un libro di Liv Ferracchiati che si intitola Sarà solo la fine del mondo. Ah, ok. Per stare tranquilli. Ma sì, una cosa così. E per, diciamo che ci sono tanti spunti come sempre, no? Ce lo diciamo tutte le volte, ogni libro contiene veramente tanti tanti spunti, ma questa sera quello che ha dato il titolo poi alla trasmissione di oggi è la verbalizzazione, e più nello specifico il potere della verbalizzazione. Eh beh, direi che ha un bel potere, hai ragione. Sì, perché guarda, ti lascio con una frase che sì? Quando hai un problema, sì? Una paura, qualcosa che ti angoscia, prova a dichiararla, diventerà automaticamente più piccola, poi okay. Prova a condividerla okay. E sembrerà meno minacciosa. Benissimo, no, sono completamente d'accordo, perché se ce la teniamo per noi diventa un macigno effettivamente. Sì, sì, sì. Invece se la condividiamo, insomma... apriamo un po', ci scarichiamo un po' di questo peso. La rendiamo reale e evitiamo che diventi un po' l'incubo notturno, no? Eh sì. Quello che sì. Rischia appunto di diventare più grande di quello che è, più pauroso. Eh sì, quello che non ci fa dormire, che ci fa venire la gastrite. Diventa esatto, diventa quello che non ci fa dormire, esatto. Esattamente. Sì, sì. Per cui partiamo con la verbalizzazione, lo faremo partendo dalle pagine del libro, dalla storia sì. che ci viene raccontata da Liv. La che è una storia, una storia un po' particolare, come tutte le storie, perché se non fossero particolari sarebbero tutte uguali, che è noia. Esatto. Allora, questa storia parla di un ragazzo, o meglio, di una ragazza, ma una donna che sostanzialmente si un transgender uomo, quindi una donna che pur essendo donna si sente in un corpo non suo, lei si sente okay, uomo. Certo. E quindi sostanzialmente vive tutta la sua vita in una costante diatriba fra quello che deve essere, perché la società vuole certo. Che sia in un certo modo, e quello che effettivamente è. Partendo fin dalla più tenera età, quindi da quando ancora non ha 10 anni, e man mano scopre il suo corpo come non reale, perché è un corpo femminile, ma lei non si sente certo, donna. Che non le appartiene. Non le appartiene, e quindi sostanzialmente cerca di conformarsi a quello che è l'aspettativa della società, addirittura mette in scena delle rappresentazioni, cioè lei per riuscire a vivere all'interno del suo corpo deve fingere, deve mettere in scena uno spettacolo, come sì, se fosse un'interpretazione teatrale. Esatto, assolutamente. Sì, sì, sì.
e addirittura si mette a interpretare diversi ruoli femminili a seconda del contesto in cui si va a trovare. Certo. Ovviamente i genitori non accettano una situazione di questo tipo, e quindi lei non può svelare al mondo, non può fare coming out, non può dire effettivamente chi è quando è ancora così giovane. Certo. E sostanzialmente che cosa succede? Succede che questa recitazione costante che lei deve mettere in atto giorno dopo giorno per riuscire a vivere all'interno di un mondo che la vuole donna, inizia a portarle dei disturbi fisici. Eh beh, certo. Inizia a stare male fisicamente. Sì. Certo. E questo, come appunto ce lo siamo già detti tante volte, il legame che esiste fra il corpo e la psiche, ah, e quindi sì. Come tante volte il corpo alla fine butta fuori sì, quello certo. Che magari sì, sono esprime sono quello che sono... viviamo dentro. Esatto, no, certo. Esattamente. Sì, sì, sì. I disturbi psicosomatici sì, ne sono sì, un ne esempio. Sono, sì, assolutamente. E lei come fa ad uscire da questa cosa? Proprio tramite la verbalizzazione. Ah, ok, ecco da qua il... E da qui parte. Di questa sera. Ah, sì, bello. Esatto. Bello, mi piace sì. Molto come preambolo di questa serata. Direi che facciamo subito un break musicale. A sorpresa, cosa dici, caro regista? È tema sanremese oppure no? No, no, no. Un po' sorpresa. Musica! Sorpresa!
ben ritrovati su Radio SP30, questa sera in versione Counseling for You con la nostra Mara Cassardo. Pronto Mara? Eccoci, pronti? Mi sentite? Sì, sì, ti sentiamo. Ok, perfetto, che qua si fanno le prove. Sì, no, non ti dico terrore, cosa sta succedendo qua, cioè sta venendo fuori un macello, sta venendo fuori. Colpa del nostro regista che fa gli esperimenti in diretta. Ecco, e quindi non vabbè, ti però ci sentiamo, però ci sentiamo, sì. Dai. Sì, 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 più o meno, dai, adesso sì. Mi ha dato le cuffie che non sentivo niente, vedi te, mi sembrava di essere non so dove. adesso è tutto a posto, ti sento solo dall'altra parte, però prima ti sentivo a sinistra, adesso ti sento a destra. Pensa che bello, come siamo, ottimo, come siamo moderni, nel 2023 siamo ancora in mono, non in stereo. Avanti tutta. E quindi dicevamo, torniamo al libro. Torniamo a questo libro molto, ci ha dato degli spunti molto curiosi. Sì, sì, perché poi quindi questa ragazza, che in fondo ragazza non è, quindi riesce con la verbalizzazione ad abbassare proprio il livello dei fastidi fisici che le sono venuti fuori. Per questa recitazione costante del cioè, ruolo, sai, no? Anche che doveva mettere su, che difficoltà, esatto, che cioè proprio, cioè, pesante fisicamente, perché, mentalmente, sì, perché è una recitazione, sì, che lei sta di fare, ma che in fondo fa per cercare di essere diversa da sé, perché non si accetta, ok? Perché, come ti dicevo, i genitori fino in fondo non, cioè lei lo sa che non comprende, anche se poi a un certo punto lei lo dice, no, fa outing, però sente che fino in fondo non lo comprendono questo suo essere, e inizia addirittura anche ovviamente un percorso psicologico, certo, per far chiarezza su di sé, per capire, quindi diciamo per utilizzare la verbalizzazione che inizialmente viene fatta tramite chat. Ah, okay. Quindi un utilizzo, quindi su diciamo degli strumenti di comunicazione con altre persone come lei, sì, e quindi in questo modo le permettono di riconoscersi, sì, per arrivare poi invece a un percorso psicologico in cui la verbalizzazione può essere fatta in maniera diversa, perché è fatta in un luogo protetto, fatto con, sì, un professionista che, certo, la può effettivamente che può ascoltare, sì, sì, e sì, può aiutarla a comprendersi, no? E la cosa bella, però poi non dico troppo perché altrimenti sì, sì, però dopo leggere, perdiamo però il gusto, certo, esatto, però la cosa che secondo me è importante, no, dato che stiamo parlando anche di questa storia, che poi sono storie, può essere una storia vera tranquillamente, sì, 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 il fatto che lei a un certo punto, sì, decide di, pur sapendo che quel corpo non rappresenta, sì, quello che lei è dentro, sì, lei decide di non operarsi, ah, okay, e di vivere la, caspita, sua mascolinità in un corpo femminile. Caspita. Quindi proprio una decisione disruptive. Eh sì. Fino ad accettare questa cosa, quindi questa sua, accettare la sua diversità, quindi non rifuggirla ma accettarla. Quindi non cercare una, sì, realizzazione, sì, in qualche cosa che lei sa che non è il suo, accetta quel qualcosa di diverso che non la rappresenta. Caspita. Quindi secondo me è un libro che percorso bello, in salita, super salita, però caspita, sì, complimenti. Sì, 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 sì. E poi ovviamente adesso questo io ho raccontato, sì, quello, certo, che un po' c'entra col tema della verbalizzazione, ma in mezzo a questo ci sono storie d'amore, ci sono amicizie, ci, certo, sono drammi personali che lei vive, sì, e per cui è una storia veramente molto bella, che consiglio. Che bella. Mi stai, sì, facendo perché venire in mente un film che ho visto con un attore che io adoro, e mm-hmm, che lui si travestiva da donna, e sì, adesso mannaggia, è famosissimo questo Matuzzi? Film. No, 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 molto più recente. No, no, non so se è presente. Lui è quel bravissimo attore, coi capelli rossi e le lentiggini, che ha fatto Animali Fantastici. Ho capito. Ecco. Ho capito, non mi viene in mente il nome, però ha fatto chi un è. Film bello, a me è piaciuto molto, in cui appunto lui convive con questa moglie, mi sembra, una fidanzata, però comunque lui è appunto in un corpo da uomo, ma lui si sente donna, e quindi certo, quando esce si traveste da donna e non la riconoscono all'esterno, perché comunque lui, certo, ha questo viso comunque molto fine, che potrebbe essere effettivamente truccato e tutto scambiato. The Danish Girl. Brava, bravissima, bellissimo. E sì, 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 che sì, poi tra l'altro finisce in modo drammatico, però vabbè, sì, a parte che io adoro quell'attore lì, ma è
comunque parla appunto di questa lotta, perché lui ha questa persona a cui è molto affezionato, però non ce la fa, insomma la sua natura è diversa e quindi certo, combatte contro certo. se stesso e poi appunto vabbè, chi non vi svelo il finale perché per chi non l'ha visto, che vada, ecco, ve lo consiglio, perché sì, è proprio bello, sul genere molto... Esatto, e adesso è ovvio che queste sono storie che possono essere storie vere, sì, però sì, sono sì. storie che rappresentano una parte delle persone, perché ci sono persone che vivono o hanno vissuto situazioni di questo tipo, ma in generale, ecco, questo libro secondo me dà l'esempio di, per quelle che sono poi le tematiche che vediamo oggi insieme, no? Uh-huh. Dà un esempio del come ognuno di noi può vivere delle diversità, sì, sì, è vero. E non trovarsi a suo agio, sì, in quello sì, che sì. è il contesto in cui si trova a trascorrere la propria vita. Però si può fingere di essere quel che non si è, oppure a un certo punto si può parlare. Certo. E quindi si può mettere, può tirare fuori, si può verbalizzare, ecco qui la verbalizzazione, si può verbalizzare. Sì. Quello che si prova, si possono verbalizzare le proprie emozioni e questo fa la differenza, perché era un po' quello che dicevamo prima, no? in ingresso, perché alla fine vivere in una situazione, in queste situazioni di contrasto, in una qualsiasi situazione di contrasto, di lotta con se stessi, no? Alla fine finisce che questa lotta ti domina. Eh sì. E se non riesci a trovare le giuste parole per andare a verbalizzare la situazione stessa, no? Quindi fino a che tu non crei una narrazione di quel che ti sta accadendo e la porti fuori da te, Mm-hmm. ok? Rischi di essere dominato dalla paura. Certo. E alla fine che cosa succede? Succede che le scelte che ti trovi a compiere vengono poi dominate da cosa? Da degli istinti. Certo, che sembrano della sopravvivenza, c'è il rischio, ma alla fine è una fuga, sì, c'è il rischio della rovina, c'è il rischio davvero della rovina, perché alla fine è la paura che ti governa, quello che dicevi tu all'inizio, no? Sì, quando diventa un fantasma, diventa un mostro più grande di te, è vero, un'ombra sul muro, è vero. Qualcosa che ti angoscia, che non ti fa dormire, sì. Che diventa il tuo incubo diurno, sì, se tu invece trovi a dichiararla, certo. Questa paura, questa situazione, questa difficoltà, questa dicotomia, sì. Allora automaticamente diventa più piccola. Certo. Se ne provi a parlare, sì, poi diventa, la puoi condividere. Esatto, magari un più affrontabile, non che c'è sempre, esatto. Però magari esatto, si trova il modo per magari ti fanno anche notare di vedere la cosa da un punto di vista diverso, no? Esatto. Quindi magari di... Esatto. Cioè, esatto, quello che a noi sembra una cosa magari insormontabile o magari senza una soluzione, magari poi non è detto che poi effettivamente sia così. Esattamente. È ovvio che bisogna non stare attenti, ma diciamo prestare attenzione mm-hmm. alle persone con le quali si vanno a condividere le cose. Certo. Perché può capitare che scegliere la persona, tra virgolette, è sbagliata. Tra sì. virgolette, perché magari non c'è neanche cattiveria dall'altra sì, parte, certo, ma magari sì. diciamo una scelta di una persona che non ascolta, che non è lì con te, Sì, ma che ok. magari invece ti giudica o che dice io farei diversamente, che riporta la discussione su se stessa, che non Certo. lascia lo spazio Sì. a te che devi raccontare, devi verbalizzare. Ecco, situazioni di questo tipo possono essere forse anche Sì, controproducenti, perché è vero. quando ti è mai capitato che tu provi a parlare Sì, magari di sì. qualche cosa dentro di te, provi a verbalizzarlo, cerchi una condivisione, ma non è magari No, perché no. tu voglia che l'altro ti trovi la soluzione, No, 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 ma esatto. perché hai bisogno, In invece quel dall'altro momento hai bisogno, sì, di essere ascoltato comunque. hai bisogno Di di essere essere ascoltato. capito. Sì. Ma non è da tutti No, è ascoltare. vero, è vero. È molto difficile. Sembra una cosa molto semplice, ma in realtà non lo è per È niente. molto complesso, Sì, è molto è vero. complesso perché entrano in gioco meccanismi diversi, ad esempio quello della protagonista. Alla fine lei inizia a parlare dove? In chat con chi? Con persone che sono come lei, perché riesce a superare quello che è il giudizio. Sì. Perché quante volte quando si parla con una persona si viene giudicati o si sente, o noi Ah, beh, percepiamo certo. addirittura di essere Sì, giudicati. E sì, cosa sì. facciamo? Mm-mm. Ci chiudiamo, Sì, beh, smettiamo di certo. parlare. Sì, beh, certo. Sì. È la prima cosa che viene istintiva, no? Dici, no, vabbè, se mi devo sentire dire queste cose, basta. Cioè, non... Lascio Sì, perdere, lascio crea un stare. muro e basta, e finisce lì. Sì.
Esatto, solo che questo che cosa fa? Fa sì che questa situazione ritorni dentro di te. Eh sì, si torna al punto e di partenza. Sì. Si torna al punto, esatto, mm-mm. Si torna al punto di partenza, viene nuovamente alimentata dalla paura. E allora trovare le persone giuste con cui parlarne è importante. Scegliere le persone che sono dedite all'ascolto. È ovvio che poi ci sono situazioni in cui magari andare da un professionista dell'ascolto, sì, sì. Come può ad esempio essere un counselor, può essere una via. Mm-hmm. Dove, ricordiamo sempre, il counselor non è colui che ti dà una risposta, o meglio, colui che ti dà una soluzione. Mm-hmm. Ma è colui, o colei ovviamente, che ascoltandoti rimane su di te, rimane con te, ascolta attivamente, non giudica, fa sì che tu possa esprimere te stesso o te stessa. E quindi far sì che questa situazione venga fuori, non venga più dominata dalla paura. Questa è un po' la differenza, no? Certo. Dell'affidarsi, diciamo, a un professionista. Però, ecco, in generale una corretta verbalizzazione permette alla persona sostanzialmente che cosa? Di facilitare quello che è il processo di autoesplorazione. Perché magari la situazione che sta vivendo non gli è neanche chiara del tutto. Certo. Cioè, immaginati questa ragazzina. Mm-hmm. Che a 8 anni inizia a vivere e a provare delle cose che nessuno le ha spiegato. E certo, che non conosce nemmeno, non sa come si gestire. Esatto, che sono diverse da tutti quelli che da tutto ciò che provano gli altri. Eh sì, esatto. Diventano incomprensibili anche le proprie emozioni. Eh sì. Non si riesce a assegnare il significato alle proprie esperienze, quindi è complicato. Verbalizzare correttamente un'esperienza aiuta a questa esplorazione, aiuta a capire quali emozioni si provano, aiuta a dare un significato all'esperienza che si vive e quindi aiuta a gestire meglio anche i sentimenti, no? Quando si hanno delle emozioni forti che si provano, che rischiano di diventare ingestibili e riesce quindi anche quello del nominare le emozioni che si prova è una cosa difficilissima. Ah, a parte sì. Che non siamo abituati, no, è vero. A nominare le emozioni, no, esatto. Anche a provarle, no esatto, però quasi nominare, anche a riconoscerle. No, è vero, sì, sì, è vero, verissimo. Perché ci sono mille sfumature all'interno della sfera delle emozioni, no? E non riusciamo tante volte neanche a distinguere le une dalle altre, è perché vero, sono sfumature che le rendono diverse. Verbalizzare può aiutare anche a questo, può aiutare a riconoscere le emozioni che si provano, e quindi a un certo punto si riesce anche magari a riformulare lo stato d'animo, cioè uno a un certo punto sente una gran difficoltà dentro di sé, inizia a parlare, inizia a far chiarezza, come se uno avesse tanti nodi all'interno della testa, certo. Tanti fili aggrovigliati con la parola, non mi viene questa metafora, no? Con la parola questi fili man mano sì, iniziano si a fuoriuscire, certo. Si sbroglia, la matassa sì, sì. Si sbroglia, no? Sì, sì. E quindi alla fine si riesce anche a riformulare, a capire meglio quello che è lo stato d'animo che si prova. Sì, sì, è vero, perché tante volte uno dice, ma come ti senti? Ma non lo sai dire, è vero, non lo sai dire. Esatto. Sì, sì. Esattamente, a parte che in primis è come ti senti, poi mi sento triste, poi dall'altra parte ma cos'hai da essere triste? Ah beh, quello no, proprio è esatto. La parte del giudizio che dice va bene, ok, come sì, stai? Benissimo. Benissimo, esatto. Benissimo, ecco, sì, no, certo. Il discorso di prima, sì, ma sì, mi stanno perché, ascoltando. Esatto, perché se io ti sto dicendo così vuol dire che se no altrimenti dicevo che stavo bene, no? Eh sì, no, è vero, esatto. Non è facile, sì. Non è facile esprimersi e non è facile, esatto, trovare terreno fertile che accolga sì. Le tue... Che accolga, esatto. È proprio questo, sì. Monica, sì, è difficile trovare terreno sì. Fertile sì, sì. Lasciare le proprie esatto. Parole, le proprie bisogna concimare sì. Un po' di più questo terreno. Sì, 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 è vero, hai ragione. Dobbiamo impegnarci a concimare, visto che adesso tra un po' è primavera, quindi concimiamo bene le nostre teste, i nostri animi, diventiamo terreno sì. Fertile per chi ha bisogno, ma anche noi stessi, di chi di esprimersi, chi di ascoltare, chi insomma sì. Chi di capirci qualcosa, perché poi tante volte ci troviamo in quelle situazioni e dici, boh, non lo so, non è vero, non sappiamo in che punto siamo, dove vogliamo andare, esatto. Da dove vogliamo partire, dove vogliamo arrivare. Ci sono quei momenti di stallo, no? In cui sì. Siamo un po' lì, non sappiamo... Non sappiamo la direzione sì, che esatto. da prendere, non sappiamo sì. La scelta
da compiere, Sì, cioè è vero. abbiamo talmente questa matassa Esatto. ingarbugliata Sì, nel sì, sì. cuore, nella mente, Sì, che tante cose, esatto, sì, tante no? cose che ci distraggono, ci impegnano, che non, magari non vogliamo neanche fermarci e un attimino dire aspetta un attimino, no? E invece incalziamo magari in altre cose proprio per distrarci, per non pensarci, però prima o poi al nodo ci arriviamo, insomma. O prima o Esatto, dopo esatto. ci No, prima o aspetta, dopo. esatto. È lì che ci aspetta. Sì. Allora, cosa Vero. dici, caro regista? Facciamo un altro break? Ok, allora musica a sorpresa. Musica. Yeah. No, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all I feel. You so fucking precious when you smile. Yeah. Hit it from the back and drive you wild. Yeah, yeah, yeah. Girl, I lose myself up in those eyes. I just had to let you know you're mine. Hands on your body. Fucking happy you're alive. Yeah. Swear to God I'm down. If you down, all you gotta say is right. Yeah. Girl, anything I could do just to make you feel alright. Oh, I just had to let you know you're mine. Running circles around my mind. Even when it's rainy, all you ever do is shine. You on fire, you a star just like Mariah. Man, this feel incredible, I'll turn you to a bride. You're mine. Hands on your body. E ben ritrovati su Radio SP30. Questa sera siete su Viva la Mamma in versione Counseling for You con la nostra Mara Cassardo. E stiamo affrontando un discorso molto interessante e poi trovo molto attuale sicuramente, perché stiamo parlando di un argomento che è sempre stato un po' delicato, ecco, e il fatto di non sentirsi non sentirsi vestito del corpo giusto, ecco, magari appunto in questo caso si parla di una donna Sì, che però esatto, non si dentro di sente, sé è un uomo. esatto, non si sente nel suo corpo, vero, non è quello biologico che le è stato consegnato, diciamo, ma lei si sente lui, lei si sente appunto con una natura diversa. E Esattamente. penso che sia, ecco, pian piano ci stiamo arrivando, ormai vabbè, siamo nel 2023, caspita, però ecco, ne stiamo parlando, se ne parla anche nelle scuole, vedo che stanno educando anche i ragazzi al fatto che comunque la diversità non deve essere motivo di, come dire, insomma, Esclusione? mi mancava la parola, di esclusione, esatto.
e quindi comunque il fatto di accettare la diversità, anche perché non penso che siamo noi a dover decidere cosa è giusto, cosa è sbagliato, assolutamente non ci compete e non dobbiamo farlo. Quindi se una persona che si senta uomo o donna, quello che si voglia sentire, però è una persona, ecco, pensiamo sempre che di base quella è una persona e quindi dobbiamo avere il rispetto in primis e quindi dobbiamo avere magari una accortezza, una delicatezza, ecco, verso, insomma, cercare di non far sentire diverse queste persone, perché comunque già queste persone non si sentono a posto loro stesse. Quindi pensate a voi stessi, vi svegliate la mattina e dite: ma io non voglio essere come sono. Pensate che vita, che sì, cioè se io in primis non riesco a riconoscermi in me stesso, figurati gli altri. Se io già in primis sono in crisi così, e figurati gli altri. Quindi ecco, non mettiamoci a creare ulteriore peso a quello che già sente la persona in primis, perché già il peso è enorme. Enorme, perché se noi ci guardiamo allo specchio ma non vediamo quello, non riconosciamo quello che vediamo, è dura. Altro che sintomi psicosomatici, altro che È ovvio che partendo da qui, no? Quindi da questa situazione di cui si parla molto ai giorni nostri, che però diciamo è un estremo, sì, okay. Non bisogna dimenticarsi tutte quelle che sono le situazioni intermedie di persone che non si riconoscono, non in maniera così forte magari nel proprio corpo, però magari non si riconoscono in decisioni che stanno prendendo, si riconoscono in quelle che sono emozioni che stanno provando, non si riconoscono magari nella vita. Sì, anche in un ruolo, per dire. Esatto, quindi che sono sfumature intermedie. Certo. Però è proprio un tema del non riconoscersi e dell'importanza di andare a verbalizzare la situazione di difficoltà. E la cosa che ad esempio appunto, diciamo, quello che ci insegna la protagonista di questo romanzo, no? È che prima effettivamente di arrivare alla verbalizzazione, che quello poi il potere della verbalizzazione è il risultato al quale uno si riesce ad arrivare per potersi sentire meglio, no? È il passare tramite quella che è l'esplorazione. E quindi quello che, come ti dicevo prima, no? Lei parte l'esplorazione da cosa? Dalla chat. Quindi da luoghi, quindi sempre se dobbiamo astrarre, no? Perché poi noi facciamo sempre questo quando ci troviamo in questo nostro appuntamento mensile, cerchiamo di astrarre da quello che sono i libri una serie di insegnamenti, perché i libri, le storie ci possono insegnare. Certo. Quindi lei che cosa fa? Esplora in una chat. Che cos'è una chat? Per lei è un luogo in cui trova persone che sembrano capire e non giudicare. Vedi, okay. Persone che non la trovano strana, che possono capire quello che lei sta vivendo perché lo hanno già vissuto. Certo. Quindi quando prima dicevo anche lì la verbalizzazione, trovare le persone giuste, perché a seconda anche di quello che dobbiamo andare a verbalizzare, quella che è la situazione che dobbiamo esternare, non tutte le persone sono uguali, ma non perché ci sono persone buone, persone cattive, non è quello. Perché innanzitutto c'è una non tutti hanno una predisposizione alla uguale. Poi perché ovviamente parlare con persone, soprattutto per la prima volta magari, no, di certi tipi di situazioni ci può risultare più facile, in una logica di apertura. Sì. In una logica diciamo approcciare quelli che sono certi tipi di passaggi. E quindi sostanzialmente tirar fuori l'energia che si ha dentro senza la paura di farlo. Sì, sì. Senza paura di pensare di essere ridicoli. Sì, esatto. Senza filtri, no? Insomma, filtri. Sì, sì, sì. Esatto. Perché è difficile certe volte parlare con i nostri genitori di certi aspetti? Certo. Perché pensiamo di non essere capiti, perché pensiamo di poter essere giudicati. E nel giudizio ci sta il fatto che perdiamo un po' la nostra libertà, viene fuori la paura, ne veniamo rovinati, no? Sì, sì, quindi, sì, ma poi magari non c'è sempre una sorta comunque di
di timore, insomma, i genitori, così, quindi magari paura di deluderli, magari, e quindi nell'esposizione non sarebbe un'esposizione senza filtri, come c'è un problema, sarebbe esatto. Un'esposizione filtrata e quindi non raggiungerebbe lo scopo. Esatto, quindi quello che fa, per dire, la protagonista è prima esplora e quindi cerca di trovare e cerca sostanzialmente di diventare consapevole del fatto che non è che è sbagliata, cioè non è sola, non certo. È sbagliata, sì, esistono sì, altre sì. Persone come lei, sì, esistono esatto. Altre persone che hanno vissuto la sua situazione. Sì, sì. Poi con la logica invece della verbalizzazione, man mano, dato che come si diceva lei finge, lei recita ruoli sì, diversi sì. A seconda della situazione della società in certo. Cui vive, esatto. Sì, sì. Cioè, con la verbalizzazione lei man mano cerca e riesce a comprendere quella che è l'origine delle sue emozioni, riesce a dare un nome alle sue emozioni, riesce a gestire quelli che sono i suoi stati d'animo in maniera consapevole. Bene, e quindi bello. Poi a condividere i propri sentimenti, perché prima di poter condividere una cosa bisogna riconoscerla. Sì. Perché prima semplice. Dicevo importante un professionista? Un professionista è importante perché quello che ti dà è una zona di ascolto protetta, una zona di ascolto sicura, sì, sì. Una zona in cui tu puoi fare autoesplorazione senza la paura di essere giudicato, di essere considerato diverso o diversa, sì, in cui sì. Puoi essere tu. Sì, sì. Ok? E quindi e permette di avere dall'altra parte una persona che aiuta con una modalità di interazione, diciamo, chiamiamola professionale, diciamo particolare, definita, aiuta a scavare, ad approfondire, evitando che poi uno appunto si chiuda, minimizzando, si chiuda. Oggi, sì, così, oggi l'avevamo detto all'inizio, è difficile, oggi è dura. Esatto, però evitando che quindi poi la persona si chiuda. Oh, certo. Oppure minimizzi, no? Sì, sì, oppure esatto. Oppure lasci perdere. Sì, no? Esatto, a un certo punto dice, vabbè, taglio corto perché tanto esatto. Non c'è trippa per gatti. Sono felice, sì, sì, posto, sì, tranquillo. Sì. Vai tranquillo. Sì, sì, a volte... Sì, no, esatto, a volte è molto più semplice per tagliare corto. Come va? Bene, ciao. Esatto. Sì, perché comunque quello non contribuisce a un prolungamento della discussione, no? Ci si ferma di bene, ok, anche te, sì, bene, ciao. Mentre, esatto, poi uno anche involontariamente magari il giudizio lo butta, esatto, cioè, ma dai, di cosa ti devi lamentare, ma dai, e si finisce di fare un danno che... assolutamente. Pur magari, esatto, non facendolo con cattiveria, perché magari uno dice, ma sì, esatto. Dai, ma cosa ti lamenti? C'è la salute, c'è questo, c'è quello. Esatto, che cosa ti lamenti? Però sicuramente c'è qualcosa che manca, che non va, che non gira bene come deve girare, e quindi ci vuole anche rispetto anche per questo questa situazione, ecco, per questo stato d'animo. Se in quel momento non mi sento soddisfatta, non mi sento, bisogna anche avere rispetto di poterlo dire, ecco, perché sembra quasi un problema doverlo dire, esattamente, no? Esattamente, perché se uno ha certe, se uno ha certi tipi di caratteristiche, vive la vita fatta in un certo modo, e allora non ha il diritto, no, esatto, esatto. Il diritto di esprimersi. Invece no, quello che dobbiamo dire, se devo dirlo lo dico, esatto, sì, esatto, quello che dobbiamo sentirci brava, dobbiamo sentirci brava, libero di poter dire come sto bene, oggi sto bene, oggi sto bene, se domani sto male, oggi non va come, pazienza, oggi va così, cioè, però va così, non sentiamoci in colpa, no, esatto, sì, è vero, no, forse ci facciamo sempre un sacco di troppi pensieri, troppe domande, forse ci spaventa sempre quello che possano pensare gli altri, fondamentalmente, esatto. Perché se non ce ne importasse minimamente non sarebbe un problema dire sto bene, sto male, cioè, sono affari miei, come ma sto. Infatti il problema del giudizio è un problema che comunque non è che si può sottovalutare. No, cioè, no. Cioè la paura del... Che il problema è la paura di essere giudicato. Sì, esatto. Che, dice, ma chissà cosa possono pensare. Cosa possono pensare. Sì, sì. Tante volte mi capitano clienti che mi dicono, io ho fatto questo tipo di scelta,
ma ho paura, ecco, se fa, anzi diverso, se faccio questo tipo di scelta ho paura che cosa, di cosa potrebbe pensare, potrebbero pensare le persone che sono intorno a me, che mi hanno sempre visto così. Invece se io ho fatto questa scelta e io certo, cambio sì, sì, quello che è l'impressione che gli altri hanno di me e sì, quindi sì, non mi sento più a mio agio nella visione che l'altro ha di me. Certo, perché sì, poi sì, partono tutte queste e quindi uno non si sente più libero di essere sì, stesso. Esatto, è una cosa complicatissima, si innesca un... No, ovviamente, si innescano dei... E questo è il famoso discorso dell'ombra sì, sul muro, del nightmare sì, che sì, si viene fuori. Sì, sì, da qualche parte perché salta verbalizzi. Fuori. Sì, sì, perché non verbalizzi. Sì, sì, no, no, esatto, è meglio forse una bella chiacchierata, anche magari sostenuta, ecco, si sta parlando di chiacchierata sostenuta, però liberatoria, ecco, piuttosto, sì, sì, io guarda, io dico sempre, magari in quel momento sono arrabbiata così, guarda, piuttosto faccio, vado qua, fortunatamente i campi non mancano, vado, corro, vado in mezzo ai campi e comincio a urlare quello che devo dire, cioè, perché proprio ti scarica, proprio, ah, dici, poi tu ti senti meglio perché comunque hai detto, hai gridato, hai quello che avevi dentro, no? E quindi infatti, a maggior ragione poi se trovi qualcuno invece che trovare il vento, l'aria che si porta via le tue parole, trovi qualcuno che comunque ti ascolta e ti benvenga, ecco, insomma, che capisca, traduca anche magari quello che per te magari non è chiarissimo, ecco, non, perché dico sì, come sempre non è facile, per... neanche noi ci capiamo. Basterebbe fare domande. Invece, e questo è un po' un vizio che abbiamo un po' tutti, no? Mm-hmm. Anche perché, ma io per prima, spesso, fuori da quello che è il contesto del counseling, no? Nella vita mm-hmm. proprio di tutti i giorni, sì, quando ci sono persone che intorno a noi che possono avere una difficoltà, mm-hmm. il tentativo sempre di dare una risposta, di sì, trovare una trovare sempre brava, sì, 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 è vero, non è sempre brava, è vero, sì, 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 è questo sì, penso sia una cosa proprio... insita in determinati esatto, tipi di persone, anch'io mi metto e dico ma perché devo sempre arrovellarmi, ma se è così è tante così punto, esatto, è sufficiente ascoltare, sì, infatti sì, ecco, sì, questo mi ha insegnato, diciamo che il percorso di counseling che ho intrapreso ormai da anni e quindi la professione che ho iniziato a fare mi ha insegnato a fare le domande, sì, non sì, a dare le risposte. No, fare no, le esatto, domande. Esatto. Sì, 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 sì. E ad ascoltare. Sì. E poi arriva quel che arriva. Certo, non sì, è che sì, non possiamo risolvere tutto. No, vabbè, non è che la sfera di cristallo, tutto, esatto, non è che i poteri non magici, no, certo. Però se una persona ci sta parlando, sì, una sì, persona, questa persona, e allora forse ha solo bisogno di essere ascoltata. Sì, esatto, esatto. Sì, 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 sì. Forse ha solo bisogno di un abbraccio. Sì, 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 esatto, sì, 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 tante. Io ti capisco. Sì. Sì, sì, sì. Non ci sono, ecco. Sì, sì. Forse c'è solo quello. Sì, sì, è vero. Quindi questo è il consiglio di questo, ecco, questo è il consiglio che lasciamo stasera, no? Sì. Dell'ascoltare di più che abbiamo fate intorno. I compiti, esatto, i compiti per questo sì, mese, allenarsi a esternare ciò che magari ce l'abbiamo lì nascosto da qualche parte, che sotterrato non... dalle paure, esatto, dirlo. Quindi spolveriamo questa cosa, esterniamola e magari esatto, insieme si può trovare una soluzione, si può analizzare, ecco, e poi appunto avere anche magari un consiglio oppure un punto di vista diverso da quello che è il nostro, perché magari noi siamo convinti esatto, al 100% di una cosa e poi dico ma guarda che non è così, oppure non so, ma però se magari vista in questo modo non è così eclatante o così grave come la pensiamo noi, no? Perché magari appunto in quel momento non siamo proprio al top e quindi magari siamo un po' sì, demoralizzati, sì, che ne so, vediamo un po' tutto nero e quindi ci sembra tutto un po'... Invece poi magari non è così, quindi ecco, affidiamoci magari anche a chi ci può aiutare. Ecco Mara, esatto, se vuoi dare anche i tuoi contatti così... Sì, allora mi potete trovare potete trovare i miei contatti sul mio sito web, quindi www.maracassardo.it, il sito è collegato ai vari social, piuttosto che indirizzo mm-hmm. mail, cioè, ci sono tutti i riferimenti o il form
diciamo, compilare, se volete prendere contatto. E poi nel sito ci sono anche tanti begli articoli, mm-hmm. Che diciamo focalizzano un po' su anche su quello che discutiamo, di cui discutiamo questi nostri venerdì sera, ecco. Certo. Per cui ci sono un po' di spunti. Se, mm-hmm. ovviamente, quindi mi farebbe piacere entrare in contatto se sì. avete bisogno di, per chi ha bisogno, diciamo, di iniziare magari un percorso certo. di maggior consapevolezza. Sì, esatto. Ecco. O sì. ha bisogno di un ascolto che sì. sia un ascolto diverso. Ecco. Esatto, un ascolto neutro. Sì. Che sì, è molto importante. Sì. sì, 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 esatto, esatto. Non so, avevi qualcos'altro da aggiungere, una conclusione? Ma io direi che ci siamo sì. detti tante cose, sì, stasera siamo sì. andati proprio a ruota libera, sì. mi è piaciuto molto, sì, mi è piaciuto, sì, piaciuto veramente tanto. È stato tutto molto tranquillo, vabbè. Molto naturale, ecco, ci siamo molto ritrovati, naturale. Penso che un po' tutti ci siamo ritrovati in... Sì, oggi eravamo in salotto. Esatto, esatto. Sì, in salotto. Sì, brava, brava, esatto, anche io lo dico sempre, a chiacchierare in salotto, penso che... chi ci ha ascoltato in diretta, chi lo farà poi in podcast, perché poi ricordo che comunque tutte le trasmissioni sono riascoltabili su Spreaker, Spotify, Facebook, sul sito della radio, che è radiosp30.xyz. Penso che ci siamo ritrovati un po' tutti questa sera, sì. nel senso che a chi non è capitato di sentirsi diverso, di sentirsi magari un po' in disparte, di non sentirsi e appartenere magari a quel gruppo, che può essere ad esempio anche a scuola, no? Il gruppo classe, no? Perché sì. Sono tanti, il gruppo sportivo, il gruppo classe, il gruppo che ne so di compagni, sì, ma tante cose, sono tante le casistiche, no? Vero, cos'è? Vero, bello questo, tu non l'hai sentito, ma il nostro regista ci ha buttato dentro un parapapapa, sembrava tipo, non so, ok, il prezzo è giusto, è presente, ecco, questa allora, sera... questa sera, ma allora lasciamo il titolo di nuovo del libro, sì? quindi sarà solo La fine del mondo, sì? Di Liv Ferracchiati, e quindi ve lo consiglio, sì? veramente una bella lettura. Sì, 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 penso che avremo... anche da imparare anche da questo libro, ma c'è sempre da imparare da ogni sì, libro. Ma tutte le volte sì. cioè questi libri, queste storie, ma quante sì. cose ci insegnano, sì, sì, tantissime, sì. tantissime. Ma poi il bello è comunque trovarcisi dentro, perché comunque sì. ci troviamo da qualche parte, in qualche pagina, sì, in qualche esatto. riga, ci troviamo sempre. Ed è bello anche leggerci, nel senso che dici, però caspita, in quella situazione... mi ci rivedo proprio come se fossi io, e quindi poi scoprire esatto. anche lo scrittore come si disbriga, insomma, come esce dalle varie situazioni, e poi pensare, confrontarsi, no? Dice, ma io avrei agito nello stesso modo, sì oppure no, insomma, ci fa riflettere, che è una cosa sempre sì. positiva, ecco. Esatto, sì? esatto. Mi piace, vero. Mi piace. Quindi, cara Mara, che dire? Beh, è stata una serata, ecco, sì, hai centrato in pieno, hai detto, ci siamo sedute su un bel divano comodo, abbiamo chiacchierato sì. di cose molto importanti, di situazioni importanti, e appunto abbiamo dato il libro che sì, suggerisco di leggere, anch'io mi hai appassionato, ma come ogni venerdì, per ogni venerdì che abbiamo... ogni nostro venerdì mensile, e adesso se compro tutti i libri ho una sfilza che... ma ce ne ho lì, guarda, solo che alla sera veramente non è che vado a dormire, svengo, e quindi ecco, aspetto ormai le vacanze in cui riesco a dedicarmici bene. Corpo, anima ecco. e tutto, e in cui riesco a dedicarmici come si deve, non quella paginetta poi che non serve proprio a niente. Però bisogna gustarseli proprio i libri, bisogna avere il tempo giusto per seguirli, ecco. Quindi ti ringrazio, bene. Cara Mara. Grazie. Ovviamente a te. Il nostro regista, sì, che questa sera ci ha fatto delle belle sorpresine. Adesso cosa ci mette? Vediamo. Gli applausi, Mara. Abbiamo gli applausi in questo momento. Fantastico. Pure questo pubblico questa sera numerosissimo. Senti che roba. Ale, adesso abbiamo ancora okay, il prezzo giusto. Questa sera è veramente la serata dei pazzi. Venerdì 17. Ecco.
Ma si avvicina anche il carnevale, sarà anche un po' quello. Esatto. Cara Mara, il nostro appuntamento ovviamente si rinnova tra 4 settimane. Quindi sì, avremo ancora Mara Cassardo con Counseling for You, con sicuramente un'altra proposta letteraria. Sorpresa. Assolutamente. Bene, bene, sorpresa, bene. Sorpresa. Allora ci vediamo a marzo. Esatto, che bello. Sì, sì, sarà già primavera. Che bello. Ma cosa? Ma guarda, giuro, sembra che scherzi a parte stasera. Cara Mara, ti ringrazio, ti mando un grosso bacione. E buona settimana, buon weekend. Grazie. Ciao Mara, anche grazie. Ciao, ciao. Un abbraccio, ciao. Un abbraccio. Ringraziamo Mara per essere stata con noi anche questa sera. Questa sera abbiate pietà, abbiate pazienza, ne sono successe di tutti i colori, ma ve l'avevamo detto all'inizio che stasera siamo un po' tutti cotti, e quindi questa sera è andata così. No, è stata una bella puntata, mi sono divertita. Mara sa sempre cogliere degli spunti molto, molto interessanti e molto toccanti, ecco, mi piace molto per quello. E ovviamente, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi alla pagina Facebook di Viva la Mamma, dove trovate un sacco di informazioni e curiosità e ovviamente tutte le anticipazioni di ogni puntata. Noi, il nostro appuntamento ovviamente venerdì prossimo, ore 21, Viva la Mamma, e settimana prossima avremo Psicologia in pillole con la dottoressa Monica Di Somma, psicologa clinica. Vi auguro un buon weekend, riposatevi anche, ne abbiamo bisogno tutti, anche noi, prometto, andiamo a riposarci. E vi saluto, grazie per essere stati con noi. Suona la campanella, tutti a casa, ciao! Dal cuore, con ardore e candore di stile cantautore, caro ascoltatore, la canto con calore struggente, un mix fra mazzine cocciante e cosciente, e serenate ne han già scritte tante in tanti, con sentimenti e intenti differenti, con pianti, lamenti, accordi struggenti, ricordi, ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava, che Luca si bucava, per Anna che sapeva fare all'amore, per Gianna che aveva un coccodrillo ed un dottore, a Marinella volata su una stella lassù e che i due palle ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu, così dopo signora lì e passerotto non andare via con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono, stava con un mio amico che mi ha chiesto me la tieni, devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani, non ci sono problemi fidati di me, che intanto che tu vai facendo e chiacchiere, e anche se a quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Il tè e l'ho baciata, prima l'ho conquistata con un tubo Perugina, dalla mattina fino a sera siamo stati insieme e stavo troppo bene, sebbene m'era venuta una fame immane da pesce cane, mi sono fatto topparini col salame ed un tegame di pasta al pesto, del resto dopo mangiato Maria si bacia con più gusto. Mi sono addormentato poi verso sera, mi sono svegliato e lei era finita, finita chissà dove, volevo tornare al parco ma piove, va e già il mio cuore si struggeva, dopo da allora l'ho sempre cercata continuamente, ma purtroppo l'egua con la legge è latitante, e certe sere che mi sento solo e stanco, come Caruso schiarisco la voce e intono un canto. Maria che fa Giovanna di secondo nome.
L'ho rivista l'altra estate presso la stazione, e con lei mi sono fatto la stagione. E più che un cuore di panna, era un cuore di canna. Ma già sapevo che sarebbe finita presto. Non la fanno passare in dogana, per Maria restare un rischio. È ricercata dai pulotti e dai caramba. Ha pure dei casini con la guardia di finanza. Ma comunque sì, ho visto che qualche agente di polizia ci fa le sue serate in compagnia di Maria. Una condanna della mia vita è il dramma, perché non potrà essere io Maria Giovanna una capanna. Mi è rimasta solo una canzone nel mio corazon. Le vacanze le farò in Giamaica dalla mia Maria bella. Aspetto intanto, voto pannella e canto Maria.